che anche la mia provincia di provenienza se la curano come fossero le cose loro più care, insomma. E quindi mi sembrava giusto, per un avvenimento così importante, che questa locomotiva a vapore con le carrozze Corbellini degli anni 50 e 100 porte, ancora prima degli anni 20, potessero suggellare questa bella iniziativa e questa splendida festa, insomma, questo compleanno dei 90 anni della città di Imperia. E quindi è con soddisfazione, anche con orgoglio, che sono qua oggi a rappresentare l'amministrazione regionale. Porto anche i saluti del presidente Burlando, perché tutti assieme con questo splendido, con questa splendida iniziativa vogliamo essere al nostro fianco e ricordare appunto la storia importante di questa città, per quello che ha fatto fino ad oggi, ma soprattutto per quello che rappresenterà nel futuro della nostra regione. Il trasporto in questa provincia, e soprattutto quello ferroviario, è una ancora delle grandi incompiute di questa regione, perché a oggi non fornisce le stesse modalità di accesso da tutte le altre parti per una questione di rete, e credo che l'obiettivo sia quello di lavorare tutti assieme perché anche voi possiate avere dei collegamenti decenti e tempi più rapidi possibili. Grazie a tutti e buona giornata.